Lo Russo, ma qual è la situazione del nostro territorio? Ecco, mi chiedo, per quanto attiene al lavoro, per quanto attiene ai giovani? Ma la situazione è veramente complicata, nel senso che oggi il tasso occupazionale, anzi il tasso di disoccupazione, soprattutto nei giovani, raggiunge il 45-50%, quindi la regione, diciamo che da questo punto di vista, sta intervenendo in maniera molto positiva, e bisogna dare anche, come dire, un plauso all'assessore Sebastiano Leo, che sta lavorando in questa direzione. Ritengo che il percorso che si sta seguendo è quello giusto: puntare sui giovani e puntare soprattutto su queste figure professionali che possono poi consentire di diventare la ricerca e di trovare un posto di lavoro, un'occupazione. Ecco, ma la formazione risponde alla domanda di lavoro? Assolutamente sì, naturalmente la formazione, noi diciamo che nei prossimi giorni terremo proprio un'iniziativa che stiamo chiamando costruire un ponte fra la formazione e il lavoro, proprio perché riteniamo che la formazione, se fatta bene, se gestita in maniera ottimale, può essere un punto di incontro, un punto importante proprio da questo punto di vista. Senta, ma voi seguite anche il percorso di Garanzia Giovani, ecco, per spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è? Allora, Garanzia Giovani è un'altra occasione che hanno i ragazzi che hanno fino a 29 anni, che quindi possono seguire dei percorsi formativi, quindi acquisire delle qualifiche. L'importante è non lavorare, non fare formazione, non avere nessuna occupazione. Naturalmente chi vuole poi può attivare il nostro sito www.formarepuglia.com o venirci a trovare nella nostra sede di Via Calabria 27 qui a Taranto. Grazie, noi ringraziamo il presidente di Formare Puglia, Angelo Lo Russo. Grazie a voi. Le buone notizie, le buone notizie, la bella Taranto. Senza pensare a niente, come il ghiaccio che si scioglie nel bicchiere lentamente. I tuoi occhi sembrano distratti e non ti sfugge niente.